Germania nazista. Attacco finale al cuore del male. L'SOE aveva reclutato noi sei sotto il mio comando con un solo scopo: recuperare dossier sul progetto Phoenix, l'ultima arma segreta del Terzo Reich. Una coalizione di comando alleati messa insieme e scagliata lì dove il nostro nemico era più vulnerabile. Doveva essere la nostra prima e unica missione. Guardate che roba! Un mondo stupendo! Chi vuole salvarlo? La svidania! Andiamo! Si comincia! È chiusa, serve un altro ingresso. Una sporgenza, passa di là. Lasciacene un po', Novak! Addio, missione segreta! Thank you.
rischiamo. Una volta passiamo sul ponte. Occhio, veicoli nemici! Oh!
malato di merda! Occhio alla difesa, Peter! Prendo di lato! Vuoto sui tutti! Abbiamo passate proprio tutte. Qualcuno al comando potrebbe dirci che ci facciamo qui. La meta è quella base di sottomarino. Una volta dentro, ci muoveremo verso l'obiettivo. Vuole che lo prendiamo, ma non vuole dirci che cos'è. Kingsley ci gira intorno fin dall'inizio. Non stiamo dando la caccia ai fantasmi anche stavolta, vero? Già, fuori la verità. Non sappiamo. Vorreste dire che il comando non lo sa? Sapete una cosa? Io mi fermo qui. Abbiamo solo un nome. Phoenix. Così non sappiamo neanche chi abbiamo con. La missione è questa. Scoprirlo. Il comando dice che i Krupp stanno portando via dalla Germania qualcosa di grosso. Potrebbero essere documenti. Roba segretissima. Noi siamo qui per fregare. Se è così importante, perché non mandano un esercito? Hanno fatto. Siamo noi sei. Amico, non siamo dello stesso esercito e non siamo neanche dello stesso continente. Silenzio, state indietro. Perché sceglierci per questa missione suicida? Il comando ha scelto 6 specialisti per una missione veloce e pulita. Un esercito non può farlo. Troppo rumoroso e lento. Richard ha ragione. Non se lo aspetteranno. Entriamo, prendiamo i documenti e usciamo. Non ci vedranno. Il piano è chiaro a tutti. Io sparo ai nazisti. Loro no. Ecco il mio piano. L'ingresso è dopo il deposito. Oltre questi binari. Sbrighiamoci a prendere quei documenti. Io vi copro da questo vagone. Cazzo! Odio i cani. Andiamocene qua. Addosso. Einsteiner! Einsteiner! Stanno chiedendo aiuto. Aspettate. Cecchino! Muoversi! Tutti dentro! Fumogeno! Cazzo, non vedo niente! Ecco che arrivano! Thank you.
Porta a sinistra! Che vengano pure! Cerchiamo la sala comando. Ci siamo. Jackson, alla porta! Ci siamo persi la festa. Sembra siano scappati di corsa. Phoenix, dobbiamo essere vicini. Non per molto. I crucchi stanno portando le loro cose su un sottomarino. Vedete quelli con il baule? Scommetto che è quella la roba che cerchiamo. E allora che aspettiamo? È ora dei calibri grossi! Ora si ragiona. Aspetta. Non possiamo farci notare. Arthur? Non so cosa siano quei documenti, ma è il segreto meglio custodito del Terzo Reich e lo tengono qui, in mezzo al nulla. E con questo? Non ha senso. È come lasciare i gioielli della corona sulla veranda. E senza molta sorveglianza. L'intero esercito tedesco dovrebbe sorvegliare questo posto. Non siamo gli unici a non sapere cosa sia Phoenix. I nazisti ce l'hanno segreti ad altri nazisti. Dico solo che i responsabili dei segreti sono i più pericolosi di tutti. Sì, a questo servono le armi, per spararmi. Avete finito? Quei documenti stanno per prendere il largo. Voi tre, andate sulla passerella e fate casino. Guadagnate tempo. Webb, Novak, con me. Noi pensiamo al sottomarino. Andiamo! Copriremo dalla passerella. E cercheremo una via d'uscita da qui. Non sparateci o vi piantiamo in asso. Scatenato un putiferio. Almeno stavolta non è un campo minato.
combustibile là accanto! Ci siamo! Gli altri sono sulla passerella! Li vedo! Non colpiamoli! Nazisti eliminati! Hanno caricato la cassa su quel sommergibile! Copriteci! Saliamo a bordo! Buona fortuna, ragazzi! Io intanto cerco l'uscita! Ecco il boccaporto! Ci siamo! Troviamo quella cassa e andiamocene! Richard, coprici le spalle! No, va avanti! Attenzione davanti! Ok, colpi di rimbalzo! Fermiamo il sommergibile! Indietro, indietro! Facciamoli fuori! Attenzione! Sei a posto! Sarà nella sala comando! Apriamo quel portello! Restiamo vicini! Lancio una granata! Via! Eliminati! Eccola lì. Novak, lo scassinatore sei tu. A te l'onore. Arthur, le sirene si sono interrotte. Non è un buon segno. Dobbiamo andarcene subito. Aiutami, Novak. Occhio, granata! Novak! Novak! Una rossa. Mrittunculus. Australiani. E poi... questo. Dai, fammelo. Divertente. Credi di essere inglese? Sono nato e cresciuto a Cambridge. Non è cortese rovinare la serata agli altri. La sonata numero 4 di Beethoven ha dei passaggi stupendi, ma impegnativi. Devo prestargli molta attenzione. Non come voi. Il nero dà anche gli ordini in inglese. E voi gli obbedite? Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehle entgegenzunehmen. Er spricht auch Deutsch! Continua, prego. Hai l'accento renano. Sei del Neustadt. Durante l'occupazione, hai visto soldati francesi come me portare armi nelle vostre strade, sposare le vostre donne. È questo che sento quando parli in tedesco.
Affascinante. Vi abbiamo fregato una volta. Le senti le bombe? Vi stiamo fregando di nuovo. Fregato. Fregato. Che scelta interessante di parole. Te l'ho già detto. Fallo. Va bene. Se è questo che vuoi. Sacrificarti. Essere un capo. Non sono qui per darti quello che vuoi. Tutt'altro. No! No, ma no! Per dare a voi bestie tutto quello che meritate! Buttatelo via. Mettete gli altri nel camion. Selvaggi, che cazzo! Santo cielo. La gente muore. La gente muore quando i capi sbagliano. Come può essere colpa di Arthur? È colpa sua. E di Wade. Quel bastardo ci ha piantato in asso. Hai ragione su Wade. Se lo trovo, giuro che gli spacco la faccia. Sì, bravi. Prendiamocela tra noi e non con i tedeschi. Siete merda, Mskoye Ego. Наше эго сегодня сильнее пострадалов. Credi di impressionarmi. Calmati. Non ha importanza. Friesinger ci ammazzerà tutti. Friesinger? Il nazista. Quello che ha ucciso Novak. Un vecchio amico, vero? Avevamo dei trascorsi. Ah sì, che trascorsi? Diavolo Friesinger! Arthur ce ne tirerà fuori. Lo dici perché è tuo amico? Se l'è guadagnato. L'ho visto in azione. Perdi uomini. Solo grazie. È la guerra. L'unico modo per onorare un soldato caduto è finire la missione. Ma ricordatene, quando il suo sangue bagna i tuoi stivali,